ho realizzato per voi il cassatiello, una torta pasquale salata di origine partenopea che ha all'interno, oltre che del pecorino nell'impasto, anche una farcitura di salumi come salame piccante, pancetta e provolone dolce e piccante. Andiamo a vedere la ricetta, gli ingredienti che ho utilizzato e come ho realizzato l'impasto. Gli ingredienti del nostro cassatiello sono 50 g di pecorino fatto a pezzetti, 280 g di acqua, 15 g di lievito di birra, 500 g di farina zero, 80 g di strutto che potete sostituire con 40 g di strutto e 40 di burro. Poi ci vorrà un cucchiaino di sale, un cucchiaino di pepe e mezzo cucchiaino di zucchero. Per il ripieno invece utilizzeremo 150 g di provolone tra dolce e piccante. Poi avremo 130 g di salame Napoli e 100 g di pancetta che andrete a rosolare prima di utilizzarla per il ripieno. Per la decorazione 4 uova che dovete lavare benissimo. La prima cosa che facciamo per preparare il nostro cassatiello è mettere nel boccale il pecorino per, diciamo, tritarlo. Quindi lo mettiamo all'interno del boccale e impostiamo 10 secondi da velocità 8 a velocità 10. Quindi 10 secondi, velocità 8. Mettiamo da parte quello che abbiamo ottenuto versandolo in una ciotola o in un piatto. Dopodiché mettiamo nel boccale l'acqua e il lievito e il mezzo cucchiaino di zucchero. Acqua. Lievito. Zucchero. Mezzo cucchiaino. Andiamo ad impostare 1 minuto 37 gradi a velocità 2. Diamo il via. Adesso andiamo ad aggiungere il pecorino. Sale e pepe. Un cucchiaino di sale. E un cucchiaino, io darò una spolverata di pepe. E mettiamo la funzione automatica impastare aumentando il tempo un minuto e mezzo. Un minuto e 30 e diamo il via. Adesso aggiungiamo lo strutto ed impostiamo ancora la funzione impastare sempre per un minuto e mezzo. Funzione impastare già settata, arriviamo a un minuto e mezzo e diamo il via. Nel frattempo abbiamo infarinato una ciotola all'interno della quale andremo a mettere il nostro impasto per lasciarlo lievitare circa un paio d'ore. Quindi stacchiamo l'impasto dal boccale. Vi faccio vedere la consistenza. Vedete, questo è l'impasto, lo posizioniamo nella ciotola e lo
lo lasciamo lievitare. Ci vediamo tra circa 2 ore. Allora, come vedete, ho preparato un piano da lavoro in legno, ho preparato tutti gli ingredienti per il ripieno, quindi vi ripeto, sono 130 g di salame Napoli o salame piccante, poi ci sono 150 g di provolone tra dolce e piccante e 100 g di pancetta che siamo andati a rosolare, poi del pepe e della farina per spolverare il piano di lavoro. Andiamo a vedere il nostro impasto come è lievitato. Guardate, una lievitazione molto molto bella, fatto. Adesso lo andiamo a mettere delicatamente sul piano da lavoro per stenderlo in un rettangolo. Quindi infariniamo il piano. E andiamo delicatamente a rovesciare il contenuto della ciotola. Adesso, sempre aiutandoci un po' con le mani, cerchiamo di dare una prima forma rettangolare. E quasi quasi, in questo caso, dalla bellezza del nostro impasto e dalla sua elasticità, direi che non ho bisogno di utilizzare il mattarello per stenderlo, perché devo dire è venuto veramente in maniera molto elastica e molto buona, quindi nel mio caso sono bastate le mani per fare la stesura. Ecco qui, vado a lavorare ancora un pochino delicatamente con i polpastrelli. Nel frattempo, come vedete, ho cosparso con dello strutto uno stampo a forma di ciambella. Adesso vado a mettere il mio ripieno. Il salame lo vado a distribuire. Il provolone. La pancetta. Se gradite potete mettere dell'altro pepe. Dalla parte di impasto che ho lasciato libera, vedete questa parte qui, vado a togliere una piccola striscia che mi servirà poi per ricoprire le uova che andrò a mettere sopra il cassatello. Quindi questa piccola striscia la togliamo, la possiamo anche mettere da parte perché ci servirà successivamente. Andiamo quindi ad arrotolare sul lato lungo. Andiamo a chiudere bene. Allunghiamo un po' l'impasto con le mani. Cerchiamo di chiudere bene qui. Okay. E adesso lo dobbiamo andare a posizionare nel nostro stampo a ciambella, dove lo lasceremo lievitare ancora fino al raddoppio, diciamo circa 1 ora e mezza, 2, dipende anche dalla temperatura. Quindi vedete, lo posiziono, lo allungo e vado ad unire le due estremità. Lascio lievitare e ci vediamo più tardi. Il nostro casatiello è lievitato, adesso andiamo a mettere le uova. E le spingiamo delicatamente nell'impasto.
in questa maniera. Dopodiché andiamo a coprire ogni uovo con le strisce di pasta che avevamo lasciato come avanzo dal rettangolo che avevamo fatto prima. Quindi mettiamo le strisce di pasta sopra l'uovo, in questa maniera. Nel frattempo abbiamo messo a preriscaldare il forno a 160 gradi in modalità statica. Terminato di mettere le croci, vado a mettere il mio cassatiello in forno. Ci vediamo più tardi. Dopo aver cotto per 10 minuti a 160 gradi e per altri 40 minuti a 180 gradi. Ho appena sfornato il cassatiello, adesso vado a toglierlo dallo stampo, farlo freddare e fare una fetta per farvi vedere l'interno. Eccolo tirato fuori dallo stampo, come vedete è molto alto, adesso vado a fare la fetta e vedete l'interno. Ecco l'interno del nostro cassatiello, io ho volutamente tagliato la parte dove si incontravano le due estremità del cordone che avevo realizzato, quindi la parte senza ripieno, vedete è morbidissima, potete proprio vedere la struttura della nostra torta, chiamiamola così, la nostra torta salata. E qui si comincia a vedere, ovviamente vedete il ripieno. E spero che la ricetta vi sia piaciuta e se vi è piaciuta vi invito a mettere un like a questo video, vi invito a iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia, vi invito a seguirmi sul sito www.messierricette.it ed ovviamente ad iscrivervi a questo canale YouTube In Cucina con Messier e buon casatiello per tutti.